e che è nata a supporto della mia candidatura. Cerco di rispondere abbastanza precisamente alle domande rispetto anche di chi organizza l'evento, insomma, voi sapete cosa sono i clienti, è giusto così. Allora, per quello che riguarda, farò un'osservazione prima di rispondere alle domande. Mi fa molto piacere vedere stasera che su 8 candidati sindaci ci sono 3 candidati donne. E questa è una segno di maturità della città che mi sembra corretto sottolineare, perché nelle tornate precedenti non è mai stato così. E questo mi sembra già un po' un segnale che la politica locale sta dando rispetto al tema delle pari opportunità. Per quello che ci riguarda, noi le liste abbiamo anche completato la raccolta delle firme, quindi posso dare il dato esatto della composizione delle due liste civiche che rappresento. Il dato è identico per entrambi, in maniera abbastanza casuale. Noi abbiamo per entrambe le liste 13 uomini e 11 donne, quindi il 46% di presenza di femminile nelle nostre liste. Volevamo arrivare al 50%, insomma, anche noi l'obiettivo del 50% per un numero non ci siamo riusciti, però confrontando anche il dato con la lista del tempo di due anni fa o storico, dovevamo attestarci su quel misero terzo di obbligo di legge. Quest'anno siamo riusciti a fare un bel ricambio di persone con un forte ingresso di donne e anche un cambio generazionale con l'abbassamento della media. Vorrei sottolineare solo due casi di donne che mi sembra interessante sottolineare. Una delle due liste civiche ha come capolista, nel nostro caso anche come animatore, anzi animatrice, una donna, e quest'anno noi candidiamo anche in una delle due liste una candidata comunitaria, che anche questo è un tema di una minoranza della minoranza, non so se dobbiamo usare questo termine, e ci teniamo molto a sottolinearlo perché forse è il primo caso che si vede in terra. Per quello che riguarda il futuro, questo è l'attuale. Per il futuro, allora, la composizione della giunta, è noto che la composizione della giunta dipende anche da quali sono le forze politiche che sostengono il sindaco. In assenza di apparentamenti, quindi in assenza di dover rendere conto di qualcun altro, per dirla in termini tecnici, quello che è la mia intenzione di candidato sindaco è di fare una giunta corta, questo vuol dire 4 persone, 4 assessori, non 7, e di cui almeno 2 donne. Questo è un impegno che prendo nel momento in cui io sarò sindaco, che non farò, perché se non dovessi fare ovviamente con altre forze politiche, in quel caso tenere conto anche della rappresentanza di altre forze politiche, se io sarò autonomo in questa scelta, cioè non avrò apparentamenti, la mia scelta è giunta corta e almeno 2 donne. Con una presenza di un quinto assessore, nel caso non ce la facesse la squadra a farcela, e in quel caso, essendo io uomo, vorrei a quel punto un terzo assessore d'oro, in modo da arrivare alla parità di genere. Ultima cosa, per quello che riguarda il CDA delle partecipate, anche su questo non tengo su cui occorre impegnarci, perché altrimenti non avremo abbastanza rappresentanza anche dove nelle società gestite del mondo. Buonasera, sono Paolo Cimelli. Sì, allora, tornando alla domanda del primo per 2 secondi, perché c'è ancora per la risposta che darò. Il fatto di forzare la mano alla politica per introdurre, no, con quelle quote, non ci vuole democrazia, la presenza delle mani politica ha un effetto interessante, quello appunto che poi quando tu parti questi temi all'interno delle, in questo caso delle liste civiche, di temi di violenza della donna, il fatto di essere presenti le donne fa diventare il discorso non accademico ma reale. No? Noi, tra i nostri partito candidati, abbiamo una candidata che lavora in un centro che accoglie donne maltrattate, vittime di violenza, e questo per me è chiaramente una ricchezza perché è presa diretta con il fenomeno. Per quello che riguarda le proposte che avete fatto, per quello che avete proposto, è anche giusto che ne rispondete. Allora, per quello che riguarda lo sportello donna, ho fatto la scorsa amministrazione, quindi ho avuto il piacere di, anche se mi occupavo d'altro come assessore, di entrare e dare un po' una mano, insomma, perché questo sportello mi si è steso a parte del biotello. È probabile che quel tipo di natura del fenomeno potrebbe essere opportuno che lo sportello abbia anche la possibilità di essere aperto anche al biotello, non solo come apertura teorica, cioè le donne che vanno a cioè non sono riuscire a portare lo sportello anche al biotello, su questo occorreva impegnarsi, perché così approcciava la distanza anche fisica per le donne per poter avere un approdo sicuro, insomma, un approdo certo di andare. L'altro tema importante che toccava è quello della formazione del personale delle forze di polizia. Ora è chiaro che
sindaco può parlare solo della polizia locale, no? Dove abbiamo presenza di donne. Ecco, sentito questa proposta mi sono detto, caspita, ma le nostre vigilesse, le nostre donne di polizia locale sono preparate per accogliere o per percepire la situazione di violenza, no? Perché vanno nelle case per vari motivi, riuscire a cogliere i segnali. Su questo c'è la formazione. Ultima cosa e chiudo. Naturalmente il tema della formazione va esteso sicuramente anche alle scuole, perché le scuole superiori, le scuole lì, perché lì si formano i giovanotti e le giovanotte del futuro. Parliamo prima di orari. Allora, per quanto riguarda gli orari, naturalmente possiamo parlare di quello che riguarda gli orari e le chiavi degli orari dell'amministrazione comunale, perché le chiavi orari delle aziende, eccetera, noi purtroppo. Perfetto. Allora, parliamo nel caso di Comune di Ortello, parliamo di Comune di Ortello, quindi del municipio, degli uffici comunali essenzialmente. Allora, su questo io ho fatto assessore alla persona organizzazione nell'ultima giunta ed è un tema abbastanza complicato perché a fronte di, facciamo vedere il rovescio della medaglia, è a fronte di una, come dire, una personalizzazione dell'orario di lavoro, in particolare del personale femminile, si è arrivati a una tale personalizzazione che è diventato un problema organizzare il lavoro anche negli uffici. Quindi bisogna stare attenti quando si personalizza l'orario di lavoro delle donne, ci sono donne a chiedere questa cosa, è ovvio perché hanno i famigli della scuola, perché hanno magari una mamma da assistere, eccetera, c'è il rischio opposto, cioè quello di arrivare a una frammentazione dell'orario di lavoro che diventa complesso, tenendo conto che le strutture comunali diventano sempre più piccole e quindi le unità lavorative, scusa, spendere un po' puntale per dire come uomo e donna, all'interno di un ufficio, quindi specializzato a fare un'attività, è talmente piccola che il numero che se non c'è sì, un quarto d'ora prima, mezz'ora dopo, l'ufficio va in difficoltà. Detto ciò, è un problema di razionalizzazione, non di negare il diritto, è un problema di razionalizzare questa definizione di part-time, per usare questo, in realtà sarà ben notte part-time, per cercare comunque di ottemperare anche le necessità degli uffici di lavorare. Per ora invece dal punto di vista degli orari del servizio, quindi chi accede al servizio, attualmente l'amministrazione comunale, il Comune di Ortello ha aperto due pomeriggi a settimana e aperta sabato mattina, conquiste non banali perché i contratti non facilitano questa cosa. Mia intenzione è quella di riuscire ad avere almeno una chiusura serale, cioè prolungare il tempo, giocando sulle presenze, in modo tale da facilitare l'accesso ai servizi anche in orario preserale, sostanzialmente, che può essere una cosa facile. Non sarà una cosa facile, però ci si può riuscire, con un po' di sforzo, la gente si può riuscire. Un altro elemento, e qui sugli orari mi fermerei perché ci saremo però ovviamente sono veramente pochi. Allora, sui nidi. Allora, i nidi, oggi noi abbiamo 3 nidi pubblici e un certo numero di nidi privati sul territorio. Aprire un quarto nido in questo momento è un problema per un'amministrazione comunale, non tanto di costruzione, ma in termini di esercizio. Allora, nelle more di riuscire a capire dove possiamo ampliare i nidi esistenti, forse un percorso di, ad esempio, certificazione di alcuni nidi privati, se ne può fare un percorso comune con l'amministrazione comunale, in termini di qualità del servizio, in termini di ispezione sul servizio svolto, in termini di formazione delle persone che ci lavorano, potrebbe essere una via terza che ci consente di dare una risposta un po' più rapida alla crescente necessità dei nidi. Ultima cosa, RSA, vado un po' così velocemente perché sono molto molto grossi. Allora, anche qui RSA oggi è più bello aprirne in assenza di accreditamenti regionali è un suicidio economico per famiglie, quindi una propria amministrazione. Ci sono forme differenti, ci sono delle proprietà per anziani, che sono forme di per anziani parzialmente o sufficienti a coppie che vanno al trattamento per andare in una struttura con degli spazi comuni. Su questo noi abbiamo nel nostro programma il progetto di usare un edificio che oggi è in proprietà comunale a quello scopo, cercando il finanziamento opportuno. Grazie. Quindi, io rimango sempre sorpresa dalle considerazioni dei miei colleghi, mi sembra quasi scontato
molto veloce, allora, beh, sul disegno biologico mi sembra che ormai sia una, per quanto non ancora praticato, sia una conquista della cultura italiana, e quindi in qualche maniera bisogna cominciare a pensarci anche a livello locale, in attesa che sia una legislazione che vuol dire dia una validità più significativa di quella di un simbolo che può essere attivato più o meno come gli altri comuni. Sulla 194, una cosa che mi sembra importante sottolineare, stando nei limiti di quello che fa l'amministrazione comunale, che non è l'ASL, no? Che non si occupa direttamente di sanità, e che la 194 articolo 1 ricorda che l'introduzione di gravidanza non è il mezzo per il controllo delle nascite. Ora invece i dati della fotografia che veniva fatta prima, invece noi siamo di fronte a un ritorno di fatto all'utilizzo dell'introduzione della gravidanza come un mezzo tardivo di controllo della, no, delle nascite, e questo è contro lo scopo della legge. Allora, visto che dentro se abbiamo mancato in termini di formazione alla contraccezione. Esattamente, questo è. Interessante tutto che il tema posto dalla Brocca siano quelli del lavoro e della casa, e non quello del divertimento, tempo libero, cultura, e poi voglio occuparmi anche di quello, però è interessante che dovendo arrivare alla sintesi di una figlia di 22 anni, per cui la questione principale è dove andrò a abitare e il lavoro che fa e di sedentarismo viene tolto, giusto per capire. Poi dopo c'è il problema di dove la sua sera passare il tempo, per qualunque lei si organizza, ma la casa del lavoro da sola non troverà una soluzione, mentre sul resto ci si può arrangiare. Allora, sul lavoro, sulla casa, perché però cosa che hanno detto gli altri prima, perché tu hai già indirizzato un po' usando lo startup, l'incubatore e il personal skill. Allora, sulle startup è chiaro che il problema, oggi parlavo con un ragazzo di 21 anni che dice: io adesso voglio mettermi proprio, non so come fare. Allora, qui l'orientamento alla come, qual è il percorso professionale, mettendo conto che ormai siamo in funzione dei posti di lavoro a tempo indeterminato, un ragazzo non dà nessuno, allora qual è il profilo, qual è il percorso in quale io riesco a farmi meno male sostanzialmente. E allora su questo mi chiedo se è più un problema dello sportello nostro, se è più un problema di AFOL, che comunque è la nostra entità, e quindi sicuramente qua va dato un aiuto ai giovani che vogliono cercare di diventare almeno imprenditori di se stessi, no? Sapendo che questa frase a effetto in realtà spesso c'è sfruttamento, precariato, eccetera. Sicuramente vanno accompagnati i ragazzi nella scelta della forma lavorativa più opportuna e più consona a quello che è la loro capacità e quello che il mercato oggi gli consente di fare. Sul tema dell'incubatore, un dato, una cosa importante, credo che Pioltello è sulla linea ferroviaria del passante. Pioltello può essere il luogo dove si possono insediare gli incubatori, mettendoci d'accordo con, ad esempio, l'Università di Milano e in particolare il Politecnico di Milano, perché noi abbiamo delle aree, dei capannoni, abbiamo l'area della Xisas, abbiamo aree che possono essere facilmente raggiunte da Milano e quindi possono essere appetibili per insediare gli incubatori in accordo con i centri di ricerca, perché sono loro che fanno gli incubatori in Italia, non è sicuramente l'amministrazione comunale. Però sul vista di Pioltello è una posizione ottima per poter arrivare a questo tipo di percorso. Benissimo. Ecco, l'ultima cosa riguarda invece il tema della casa. Il tema della casa è vero, pensare che il modello per i nostri ragazzi della casa sia quello nostro, della mia generazione, che compra la casa, oggi ha un grosso problema. Io, mia figlia non so come farà a comprarsi una casa, perché con il tipo di lavoro che lei ha non ci riuscirà. Allora, da questo punto di vista, quello che ho detto, non interrompere mai gli altri, anche quando dico una minchiata. Perdonami. A questo punto di gestione. No, nessuno deve studiare. Nessuno deve studiare. Nessuno deve studiare. Nessuno deve studiare. Lo spieghiamo. No, la spieghiamo, perché a fare la morale ci vuole un secondo. A spiegare però come uno si trova nella condizione di doverla fare è un altro problema, per cui questo, su questo mi riprometto, come dire, di tagliare un pezzo di no, no, non un'altra sera. No, no, parliamo di questa sera. Avanti. Non sono io quello che ha proprio detto, gli altri, chiedo scusa. No? Ecco, sul tema della casa, allora,
Naturalmente quello che serve a questo punto è una politica dell'affitto. Le città attuali sono viste delle possibilità di una chilometria per consentire la realtà dell'affitto, un meccanismo che non ha funzionato di fatto, perché non ha generato un metro cubo di affitto, è un meccanismo che non ha funzionato, i meccanismi che non funzionano non vanno posti per poi dire che c'è qualcosa che non va. Certamente il tema della social house, cioè avere gli spazi, sto pensando per esempio all'ex caserma dei Carabinieri per dirne uno, dove allocare, partendo da quei finanziamenti che diceva prima anche Simon, possibilità di appartamenti in affitto per i giovani è sicuramente un tema da affrontare.